Grazie professore San Martino per questa introduzione che è al tempo stesso uno stimolo, una provocazione, ma è stato anche un bilancio di iniziative interessanti che spero possano trovare ancora ulteriori sviluppi e spero anche possano essere in qualche modo supportate dalla Regione nella parte che ci può riguardare. Io confesso di sentirmi appena appena un po' in imbarazzo, ma non tanto per l'argomento, quanto perché in me convivono due figure che non sempre si omogeneizzano tra loro, cioè convive l'economista e convive l'assessore tecnico, cioè quello che fa parte di una giunta di governo e quindi deve necessariamente, come dire, difendere il suo operato nei limiti in cui questo è possibile, ammettere delle responsabilità, ammettere delle disfunzioni e così via. E allora, a secondo delle tematiche, ne vorrei toccare due o tre, vi prego di distinguere quello che io dirò da economista e quello che dirò da assessore, perché ripeto, non sempre i due piani si possono esattamente sovrapporre. Intanto ho apprezzato molto l'intervento del professore Costa, che conosco da molto tempo e che è uno dei più interessanti studiosi dello Statuto siciliano. Da suoi scritti ho appreso veramente delle cose di grande spessore sull'utilizzazione dello Statuto siciliano, sulla non utilizzazione di alcune norme, sull'incapacità probabilmente di farne valere gli aspetti potenziali. E anche complimenti alla professoressa Cedrini, che conosco da molto tempo, sui suoi scritti. So che appartiene ad una scuola prestigiosa, citava il professore Bonomo, come dire, facendomi scorrere un brivido di commozione, perché io da piccolo sono stato sulle gambe del professore Bonomo, se così si può dire, per il fatto che il professore Bonomo, come lei saprà, era allievo di un mio zio che era il professore Cocchiani. Sono tutte cose molto giuste, sono tutte delle cose molto ragionate, sono tutte delle cose da apprezzare, ovviamente sono delle cose su cui però per certi aspetti si può dissentire. E allora la prima cosa che vorrei dire, la vorrei dire da economista puro: la situazione della Grecia non è assolutamente paragonabile alla situazione italiana e tantomeno alla situazione siciliana. Con la Grecia noi ci possiamo porre tre domande. La prima domanda è: il sistema politico greco in questi ultimi tre anni ha governato bene o ha governato male? La risposta non ammette dubbi. Il sistema politico greco in questi ultimi anni ha governato malissimo. Tutto quello che non si doveva fare l'ha fatto, ha truccato i conti, ha fatto pressione per aderire all'euro quando sapeva di non avere le condizioni per poterlo fare, ha tollerato una grandissima evasione, ha tollerato una grandissima sperequazione di reddito. È ovvio che oggi si trova in una difficoltà e questa difficoltà bisogna pagarla. Si possono condividere le misure che sono state imposte al governo greco? Per quello che leggiamo, per come dire, i pochi riferimenti teorici e statistici che abbiamo, queste misure non si possono condividere. Si doveva trovare una via alternativa se si voleva salvare la Grecia, come credo fosse interesse di tutti, ma non a costo di queste misure, che tra l'altro sono delle misure che non risolvono il problema, sono delle misure che fanno in qualche sono propedeutiche ad altre misure ancora. Quindi si tratta di ridurre un paese in condizioni, diciamo, di pura sussistenza. E sotto un certo punto di vista effettivamente sembra più una politica coloniale, perché poi associata a determinati interessi che sono quelli delle banche, che sono quella dell'industria bellica tedesca, piuttosto che delle politiche di risanamento. Ma attenzione, perché c'è una terza domanda: sarebbe stato più conveniente per la Grecia lasciare l'euro e riprendere la sua gloriosa dracma? Anche qua sto parlando da economista, assolutamente no. L'abbandono dell'euro e la ripresa della dracma avrebbe portato o porterebbe a delle situazioni economiche molto peggiori rispetto alle condizioni che sta imponendo la Germania, per una semplice constatazione.
mi permetto qua di, come dire, sono delle cose ovviamente opinabili, eccetera, ma la dracma che si riprende oggi non è la dracma di 10 anni fa, è una dracma che è svalutata del 70%. Immaginate voi se noi riprendessimo la lira vorrebbe dire che un'automobile che oggi costa 10 milioni costerebbe 17 milioni. E lascio pensare a voi, se tutta questa questione si generalizza, che cosa potrebbe importare per la vita quotidiana. Mi permette di dire, lasciamo fuori la Grecia, perché avere davanti il fantasma che la Sicilia e la Grecia prossima futura, mi permette di dire, è appena appena un eccesso di pessimismo. Non fosse altro che la Sicilia non è un sistema economico isolato, è un sistema economico che fa parte di un sistema economico più vasto che è l'Italia. Nell'Italia convivono delle situazioni di grosse difficoltà, come sicuramente la Sicilia, però convivono anche delle situazioni di relativamente maggiore equilibrio economico e in teoria, secondo una politica di coesione che nel governo Monti sta trovando incerta applicazione, perché fino ad ora abbiamo visto un solo ministro dedicarsi alla questione meridionale, che è il ministro Barca, e non abbiamo visto altre politiche che in qualche modo tengono in considerazione il problema del sud, della Sicilia, la vecchia e ormai sepolta questione meridionale. Devo dire che da questo punto di vista in questo momento non ci sono delle condizioni di allarme. Lascio invece, come dire, la veste di economista e indosso la giacca di assessore. Allora, una prima domanda che implicitamente viene rivolta è questa: ma questo governo che cosa ha fatto finora? Relativamente ad una serie di problemi, relativamente ad una serie di criticità, relativamente a delle problematiche, questo governo come è intervenuto? Io ho l'impressione che la sensazione comune, che l'opinione comune sia, diciamolo con molta franchezza, che questo governo non abbia fatto niente. Io questa affermazione mi permetto di contraddirla. Probabilmente c'è un problema di comunicazione, probabilmente c'è un problema di valutazione, ma francamente un giudizio totalmente negativo su questo governo io non mi sentirei di accettarlo. Questo governo è intervenuto su un settore delicatissimo, che è il settore della sanità, che è un settore dove se non si interveniva si rischiava di fare la fine che oggi stiamo vedendo alla televisione del Policlinico Umberto I con le 30 persone nella cosiddetta piazzetta del pronto soccorso. Sulla sanità è intervenuto in modo non sempre accettato, eccetera, ma è intervenuto con una grossa azione di risanamento che ha fatto sì, stiamo attenti perché sono delle cose importanti, che in seno alla conferenza Stato-Regioni, che è una conferenza che si riunisce settimanalmente e mette di fronte lo Stato e le Regioni e che lavora attraverso commissioni, nella Commissione Sanità il Presidente oggi della Commissione Sanità è l'assessore alla Sanità della Sicilia. Non credo che sia una cosa casuale, non credo che sia una cosa da niente. Evidentemente viene riconosciuta all'assessore e alla politica sanitaria, che ripeto, si può condividere, non si può condividere, è ovvio che quando ci sono dei tagli, i tagli toccano interessi, toccano situazioni, può darsi che siano fatti, come dire, in maniera, non voglio offendere il professore Costa, ragionieristica e non tengono conto delle esigenze del territorio. Fatto è che nel settore della sanità la Sicilia ha acquisito una sua dignità, mentre prima questo settore era fuori controllo, con infiltrazioni mafiose e con un eccesso di spesa che era impossibile da risanare. Io questo lo metterei come punto fondamentale. Secondo aspetto, la riforma del sistema dei rifiuti. Quando sono arrivato io c'era un progetto di termovalorizzatori, ne erano previste 4 per la Sicilia, che si è rivelato talmente, come dire, inficiato da elementi, non vorrei usare una parola grave, ma insomma da elementi distorsivi, che la stessa Procura della Repubblica è intervenuta su questo e c'è attualmente un giudizio
contro gli organizzatori di questo sistema. Ora, l'aver messo di fianco questo sistema e l'aver detto no, termovalorizzatori in Sicilia non se ne fanno, perché i rifiuti non si bruciano, perché i rifiuti se si bruciano producono una sostanza avvelenante, e l'averlo fatto contro degli interessi costituiti molto forti, perché dietro i termovalorizzatori c'era la FALC, perché dietro i termovalorizzatori c'era De Benedetti, perché dietro i termovalorizzatori c'era Leni, io non credo che sia stata cosa da poco. Cito poi alcune cose minori come il credito d'imposta, la riforma che abbiamo abbozzato sulla formazione, la semplificazione amministrativa, la famiglia, dove ci sono state delle provvidenze, ma soprattutto c'è una misura che era una misura assolutamente necessaria, perché è una misura che incide sulla nostra vita quotidiana e questa sì poi ci fa evitare la Grecia, è la ristrutturazione del bilancio. Noi abbiamo trovato, o hanno trovato, un bilancio che relativamente era un bilancio tutto in qualche modo da riformare, da ristrutturare, da razionalizzare, e pensate che questa razionalizzazione è qualcosa che costa 1,5 miliardi. Quindi capite che tra entrate e uscite c'era uno squilibrio di 1,5 miliardi che si deve recuperare. Immaginate se non si fosse intervenuto e si fosse continuato a pensare che questo 1,5 miliardi poteva continuare a crescere. Questo sì ci avrebbe avvicinato ad un default. Parli di una cosa importante, i fondi europei. Io ti inviterei, faccio qua riprendo un poco le vesti dell'economista, a non considerare queste percentuali che ineriscono alla spesa, perché queste percentuali che ineriscono alla spesa sono percentuali relative alla rendicontazione della spesa, ma invece a considerare un'altra percentuale, che è la percentuale dei fondi impegnati. Che cosa voglio dire? Scusate se mi addentro in questioni tecniche, eccetera. Quando io faccio il finanziamento di un progetto, per esempio noi stiamo finanziando con i fondi europei un trasferimento piuttosto significativo di fondi per la ricerca. Diamo 40 milioni all'università, no, una cosa che si chiama sovvenzione globale, 40 milioni all'università, una cosa che si chiama progetto di ricerca, diamo 10 milioni ai centri di ricerca siciliani. Ora, questi 50 milioni che stiamo impegnando, che abbiamo impegnato, tu non li trovi in quella percentuale, perché sono fondi impegnati, li ritroverai fra 2 anni quando le università e i centri di ricerca cominceranno a rendicontare la spesa di questi fondi che hanno ricevuto. Quindi se tu mi dici attualmente avete speso il 6%, dici una verità, però è una verità parziale, perché tu mi dovresti dire quanto abbiamo speso, nel senso di quanto abbiamo ricevuto di rendiconto, ma mi dovresti dire anche l'altro indice, quanto abbiamo impegnato, perché quanto abbiamo impegnato, grosso modo, salvo situazioni, come dire, imprevedibili, sarà poi rendicontato e quindi costituirà la vera percentuale sulla base della quale l'Unione Europea deciderà se riprendersi i soldi oppure come dire, accettare il nostro piano di spese. Certo, non c'è dubbio che su alcuni aspetti siamo in grave ritardo. Siamo in ritardo sull'aspetto delle infrastrutture, siamo in ritardo probabilmente sull'utilizzazione di questi fondi per lo sviluppo regionale e così via. E io non voglio qua trovare giustificazioni, eccetera. Sono dei ritardi sui quali si sta lavorando e sui quali spero, come dire, che se ci ritroviamo non fra un anno, ma se ci ritroviamo tra un mese, possa offrirvi delle notizie più rassicuranti. Allora, detto questo, finisco per non annoiarvi molto, perché il seminario è stato molto intenso. Io credo che, al di là di tutte queste considerazioni, al di là delle analisi, al di là, come dire, no, volevo dire una cosa molto importante, scusa, me l'ero dimenticato, perché tu hai accennato ad una politica culturale da parte della regione. E hai messo il dito su una piaga, e questa piaga ha un nome preciso, una sigla che è come una specie, mi permetto di dire, di marchio, come dire, di negatività che ha sempre pensato in questi anni, ed è la cosiddetta tabella H.
Questa tabella H, che è una tabella che fa parte del bilancio, è una lista di associazioni culturali che godono di un finanziamento regionale. Ci sono delle discussioni interminabili, delle nottate interminabili in sede di Parlamento, perché ogni deputato intende inserire in questa tabella H un centro a cui fa riferimento. E io non ho dubbi, non ho esitazioni nel dire che questa tabella H rappresenta una delle cose, come dire, delle quali proprio la Regione dovrebbe assolutamente, come dire, dovrebbe assolutamente liberarsi, dovrebbe assolutamente condannare. In effetti è stato fatto. Perché con la finanziaria che sta per essere approvata nel mese di marzo e di aprile, questa tabella H non esisterà più. Esisterà un fondo che è molto ridotto rispetto ai fondi assegnati alla tabella H, che sarà un fondo che non sarà più gestito dai singoli deputati, per cui in questa tabella H io trovavo da istituzioni prestigiose a, non lo so, ad associazioni che forse non avevano neanche la targa sulla porta, o avevano la targa sulla porta dell'appartamento della persona che faceva. Questa tabella H non esisterà più, esisterà un fondo molto ristretto che sarà amministrato direttamente dal Presidente della Regione, proprio perché amministrato direttamente dal Presidente della Regione avrà una responsabilità unica, per cui se ci ritroveremo a parlare, diciamo, della ristrutturazione della tabella H, sappiamo che non è una responsabilità generale, ma è una responsabilità precisa del Presidente della Regione. Vengo alla parte che forse può risultare più interessante, ed è la parte, come dire, sulla quale noi ci interroghiamo ogni giorno. Qua, anche qua facciamo una premessa: c'è una dimensione di problemi, onorevole San Martino, che è una dimensione di problemi che non ha scala regionale, ha scala nazionale. Quando noi parliamo dell'occupazione, noi stiamo parlando di un problema, di un fenomeno sul quale la Regione può incidere, ma non può incidere più di tanto. Certo, noi abbiamo il credito d'imposta, crediamo che questo credito d'imposta possa creare occupazione, ma non è per esempio che abbiamo strumenti per poterci opporre a quella che una volta ci veniva venduta come una cosa bellissima, che era la flessibilizzazione. C'erano tre parole che erano diventate un mito per noi italiani, a destra e a sinistra, con una specie di pensiero unico che contagiava tutti. Ed erano globalizzazione: la globalizzazione è bellissima, la globalizzazione ci arricchirà, la globalizzazione c'è. Poi c'era qualcuno più raffinato che diceva: non proprio globalizzazione, deve essere globalizzazione e localismo, lo dobbiamo chiamare global. Signori miei, è stato un fallimento totale, perché questa globalizzazione, sì, è stata probabilmente un sistema che comunque si sarebbe imposto, ma è un sistema che ha portato ricchezza in alcune parti del sistema economico, ma non ha portato una ricchezza generalizzata. Seconda parola, flessibilizzazione. Anche questo, c'era una sorta di entusiasmo, di spinta da un leader all'altro. Dobbiamo rendere flessibile l'occupazione in maniera tale che gli imprenditori, grazie a questa flessibilità, saranno più incoraggiati a assumere. Io prego la professoressa Cedrini di perdonarmi, ma lei che è antropologa culturale capirà che questo è un effetto del linguaggio televisivo. Minchiate pazzeschi, perché la flessibilizzazione deve essere accompagnata ovviamente da un atteggiamento di protezione. Cioè, tu puoi rendere il lavoro flessibile, ma lo devi accompagnare con delle misure di protettive, perché è impensabile che in alcuni territori, in alcune regioni, tu puoi pensare che per tre mesi fai una cosa, poi, siccome questo ti rende monotono, immediatamente lo lasci e esci da casa e trovi un secondo lavoro e così via. Quindi anche questo era stata una cosa che si è rivelata così, una parola completamente sbagliata. La terza parola completamente sbagliata, anche questa appoggiata a viva, con vivo entusiasmo, era la delocalizzazione. Cioè questa faccenda di riuscire a portare le imprese all'estero, perché all'estero c'era un costo del lavoro minore. Altra colossale invenzione, perché
questa delocalizzazione toglieva lavoro come toglie lavoro oggi in Italia e quantomeno dovrebbe essere accompagnata da misure fiscali. Cioè tu ti vuoi trasferire, vuoi fare un'impresa all'estero, benissimo, fallo, ma devi pagare un'imposta che corrisponde al fatto che tu in questo momento stai realizzando un guadagno, lo stai realizzando sulla pelle magari di tanti poveri disgraziati in Romania, che sono, dico Romania per dire un paese qualsiasi, che sono disposti a lavorare con un salario che è pari a un decimo del salario italiano, però devi pagare in Italia una serie di imposte che in qualche modo permettano di compensare questa perdita del sistema produttivo. La delocalizzazione ora sta mostrando tutti i suoi limiti, c'è una serie di imprese che stanno tornando indietro, proprio perché si capisce che questo sistema del costo del lavoro era effimero. Cioè una volta che tu cominciavi ad assumere le persone, si alzava il tasso di sindacalizzazione, si alzava il tasso di emulazione, di imitazione, e i lavoratori cominciavano a dire ma perché io devo essere pagato un decimo, eccetera. E quindi anche questo è finito. Però queste sono tre parole che ci hanno rovinato, insieme ad una sorta di pensiero unico liberista, che ha visto dentro le forze di sinistra, le forze di destra, le forze di centro, che partiva da lontano, partiva dalla Thatcher, poi è passato da Bush e così via, che è un pensiero dal punto di vista economico, dal punto di vista, come dire, della collettività, di quello che oggi si chiama con un termine elegante bene comune, è un pensiero molto discutibile. Perché è un pensiero, è una forma di teoria che nei suoi effetti principali forse può aumentare la ricchezza di un paese, ma l'aumenta creando delle gravissime diseguaglianze. Oggi come oggi, permettimi di dire professore, il problema non è tanto di essere poveri o di essere ricchi, è anche questo il problema, ma il problema è all'interno del reddito complessivo di quel paese, qual è la distribuzione? Perché un paese sì, può essere ricco, ma se ha una distribuzione completamente sperequata, in cui il 10% della popolazione ha il 50% del reddito, è il caso italiano, non l'ho citato, diciamo così, improvvisando, questo è un paese che ovviamente crea difficoltà, perché o noi siamo capaci a quel 10% di popolazione che possiede il 50% di reddito di intervenire con delle misure fiscali di perequazione, oppure noi non faremo altro che proseguire nell'arricchimento di una parte di popolazione a cui corrisponde necessariamente un impoverimento. Allora andiamo a concludere quali sono le cose, diciamo, fattibili. Io non parlo di misure concrete, perché sulle misure, se si parlassero di misure concrete non finiremmo mai, avremmo bisogno di una notturna, ma parlo di cose che fanno parte di un contesto di carattere generale. Insomma, voglio fare un poco l'antropologo economico-culturale, cioè voglio fare l'antropologia dell'economia. Allora, intanto ci vuole, è stato detto con molta efficacia, eccetera, una presa di coscienza da parte della classe dirigente. Vedete, questa classe dirigente, anche qua senza fare distinzioni, e mi ci metto pure io in mezzo perché in questo momento ne faccio parte, aveva un DNA. È stata costruita sulla base di un paradigma, di un modello, ed era quello di essere una classe dirigente capace ed efficientissima nella redistribuzione delle risorse. Cioè a questa classe dirigente si diceva: tu ora troverai un tesoretto e tu devi essere capace di aumentare questo tesoretto e di distribuirlo bene, di redistribuirlo bene, di redistribuirlo in maniera tale da massimizzare il consenso. Non a caso, io sono assessore all'istruzione e alla formazione e mi ricordo che nei primi giorni i giornalisti mi chiedevano: ma lei allora vuole fare carriera politica? Io dicevo no, non ci ho mai pensato. Poi qualcuno mi ha fatto notare che i quattro assessori che mi avevano preceduto in questo periodo di assessorato avevano accumulato tanti voti da essere rieletti, diciamo, con un maggior numero di voti, eccetera. Quindi questo è vero, insomma, senza che sia, ovviamente, senza farne una colpa, è stata abilità loro. Però è evidente come questa è una capacità, è una sorta di professionalità nella redistribuzione delle risorse. A questa classe politica oggi non si sta più richiedendo una redistribuzione di risorse, si sta chiedendo un taglio di risorse.
E guardate che tra le due cose c'è una grandissima differenza, perché tagliare le risorse debbono essere delle persone che rinunziano a priori al circolo virtuoso del distribuisco risorse e acquisto potere. Col taglio di risorse non si ha potere, quindi debbono essere persone che a prescindere, come dire, rinunziano a questo consenso facile, cioè che sperano, che dovrebbero sperare di acquisire consenso proprio perché sono capaci di non creare delle situazioni tali che mettono in crisi tutta l'intera economia e tutto l'intero paese. Non è facile, perché è come chiedere a delle persone che hanno questo DNA, questo codice genetico, di mutare. Però è una mutazione che è indispensabile, tant'è vero, lo dimostra il fatto che oggi c'è un governo che è un governo di tipo particolare, proprio perché soltanto questo tipo di governo può tagliare. Giusto o sbagliato che sia, le iniziative che ha prese questo governo non le avrebbe prese nessuno. Secondo aspetto, anche qua un cambiamento di mentalità. Qua dobbiamo fare un discorso un pochino più tecnico. Ogni giovane che studia, e da questo punto di vista noi qualche progresso lo stiamo facendo, perché se guardate i dati della scolarizzazione siciliana, notate che dagli anni 60 ad oggi noi abbiamo fatto grandissimi progressi in termini di giovani che frequentano l'università e così via. Ogni ragazzo che studia si crea nella sua testa, diciamo, quello che gli economisti chiamano, con un termine un po' complicato, salario di riserva. Salario di riserva significa una condizione ideale di lavoro e di salario al quale lui accetterà di lavorare e che, se non realizza, non gli permetterà mai di lavorare. Io mi laureo ingegnere e mi creo un salario di riserva, per cui da ingegnere devo fare un certo lavoro e devo avere un certo salario. E se non ho questo lavoro che ho pensato, o questo salario a cui ho pensato, che mi è stato messo come parametro per farmi studiare, farmi laureare, io il lavoro lo rifiuto. Ora qua purtroppo la situazione è drammatica, cioè l'unica cosa che può favorire l'occupazione è l'abbassamento di queste aspettative di salario di riserva. Perché si è creata una situazione nel mondo del lavoro che probabilmente può migliorare, su cui probabilmente possono incidere misure, ma è una situazione che impone necessariamente il ridimensionamento del salario di riserva. E se si continua ad avere in mente un salario di riserva relativamente poco adatto alle condizioni di mercato, si continuano ad avere queste situazioni di... La professoressa Cedrini qua potrebbe fare una lezione interessantissima: allargamento dell'economia familiare, di cambiamento, diciamo, da un'economia individuale ad un'economia allargata, le quali possono piacere o meno, ma certo non sono delle condizioni favorevoli per quanto riguarda l'economia. Finisco con un pensiero che ogni volta esprimo con grandi difficoltà, perché non è facile da capirsi. Lamentarsi addosso, cedere all'indignazione, dire che è tutto sbagliato, eccetera, probabilmente è giusto, figuriamoci, ognuno deve esprimere dei giudizi, deve esprimere dei giudizi sulla sua esperienza, deve fare delle valutazioni, deve anche capire quanto ha contribuito a questo sistema, perché parliamoci chiaro, questo sistema non è che ci è venuta per fonte divina, a questo sistema abbiamo partecipato tutti, a secondo delle situazioni, a secondo delle circostanze, così. Io credo che sia necessario passare da questa giusta fase di indignazione, a questa giusta fase di critica, a questa giusta fase di individuazione di alcune problematiche irrisolte, anche ad una fase che sia un pochino più costruttiva. Riteniamo che questa classe dirigente sia insufficiente, che questa classe dirigente sia incapace, cambiamo, abbiamo tutti i mezzi per farlo, c'è un sistema elettorale che ci dà la possibilità di cambiare. Non è facile, certo, ma non è neanche impossibile. Abbiamo la sensazione che, che ci siano delle
degli interventi precisi da fare, che ci siano delle misure precise da compiere e così via. Interveniamo su questo. Vedi, Bartolo, questo momento è un momento importante, questo lavoro culturale che tu stai facendo è un lavoro estremamente importante, perché credo che alcune situazioni di democrazia si debbano risolvere attraverso occasioni come queste. Una volta c'era un tipo di rappresentanza politica che era completamente diverso. Oggi, credo che la professoressa Cedrini e il professore Costa saranno d'accordo, queste situazioni di rappresentanza non ci sono più. Pensate se oggi, ipoteticamente, un partito, oggi, a Palermo, facesse una riunione come questa. Impensabile, se facesse una riunione ci sarebbe, come dire, il massimo costa due, farebbe promesse e così via. Cioè, queste occasioni di arricchimento culturale, di confronto, di discussione, sono delle occasioni rarissime, perché hanno bisogno, per essere organizzate, per essere coordinate, eccetera, di soggetti che agiscono spassionatamente, che agiscono cioè per il gusto del confronto, che non hanno mire diverse, ma sono occasioni preziose, perché danno una possibilità che non è data da altre occasioni, danno una possibilità di conoscenza, danno una possibilità di chiarire quali sono alcuni aspetti, danno la possibilità di chiarire delle cose in cui si può provare ad intervenire, ed è questo secondo me che occorre fare. Ieri, finisco, sono stato al municipio di Palermo per una conferenza e mi ha fatto moltissima impressione che nella sala consiliare i microfoni non funzionavano. E quando io ho chiesto al Presidente del Consiglio, gli ho detto: ma scusi, non funzionano perché c'è un guasto temporaneo? Dice: no, non funzionano da tempo perché il sistema si è guastato e non abbiamo i soldi per riattivarlo. Devo dire che, insomma, sono stato un po', come dire, preso da un senso di sgomento, cioè un comune in cui non funziona il microfono in una sala consiliare significa che veramente ha delle difficoltà. Benissimo, stasera i microfoni funzionano, questo vuol dire che la situazione non è disperata, questo vuol dire che si può parlare, si può gridare, si può proporre e si può costruire, ed è questo che invito a fare. Grazie.